Direttore, secondo lei la sanità dove sta andando? Allora, la sanità italiana ha certamente dei problemi, le liste d'attesa, la carenza di professionisti, però nello stesso tempo ha in atto tutta una serie di progettazioni, dall'attivazione dell'assistenza territoriale prevista dal DM 77, il grande investimento che stiamo facendo sulla telemedicina, gli investimenti che faremo sull'intelligenza artificiale, cioè ci sono tutte le condizioni finanziate con i fondi del PNR, perché poi uno può avere anche le buone idee ma non avere i soldi. In questo momento noi abbiamo sia le idee che i soldi e io credo che nel giro di poco tempo tutte queste problematiche che ci sono, che è inevitabile e non si può negare che non ci siano, troveranno delle soluzioni e noi faremo in modo che il nostro sistema sanitario, che comunque rimane un sistema sanitario eccellente, diventerà ancora di più un sistema sanitario innovativo. Non è facile avere la presenza del direttore generale dell'Agenas e anche del dottor Cicchetti, che è dirigente della programmazione del Ministero della Sanità, il direttore della programmazione. Abbiamo avuto questo convegno anche perché in questo momento in questa città questo dibattito del nuovo ospedale. È fondamentale avere il nuovo ospedale, è fondamentale averlo con i requisiti nuovi che richiedono la nuova normativa per dare a un ospedale tutto quello che serve per essere efficiente, sostenibile, per essere flessibile, per essere all'avanguardia tecnologicamente e quindi per avere tutti quei requisiti che lo possa proiettare all'ospedale del 2050, ecco. Perché come tutti gli ospedali ormai sono obsoleti, il nostro a 40, il ciclo di vita oramai l'ha compiuto, sì, lo si può risultare, ma non avrà mai tutto quello che è necessario per far sì che un ospedale possa rispondere alle nuove esigenze che la sanità di oggi presenta. Noi, ecco, abbiamo fatto questo convegno per confrontarci, per far capire e per capire anche noi in che direzione bisogna andare nel momento in cui si va a porre in essere questo ospedale. E dopo la convenzione con Agenas, fondamentalmente, loro svolgono un servizio fondamentale da supporto alle regioni, alle ASL. Io più volte ho frequentato l'Agenas nel momento in cui fanno la presentazione dell'attività che pone in essere, ne sono rimasto affascinato e voglio portare quell'esperienza nel nostro territorio. La Location Villa Mosca, loro fanno parte della commissione, nell'ambito della commissione c'è un componente di Agenas, però dopo questo prescinde da quello che stiamo facendo qui oggi.